You come here, ass fuck. Raggrumina. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Voce soave. E che divina interpretazione. Ma senza le dico. Dica, dica. Un applauso va fatto anche alla costumista Ragna Fardelli, che non mi pento di definire esimia, commendatore. Ben detto, caro generale. Colonnello, prego. Potrei offrirle un caffè. Ahimè, devo rifiutare, commendatore. Oh, a cosa debbo il suo diniego? Ho da qualche tempo un fastidioso problemino intestinale. Tocchi, tocchi, tocchi pure. Ma perbacco, ma questa è urina. No, non si lasci gabbare dalla loro consistenza liquiforme. Invero si tratta delle mie feci. Che putrido lezzo. Non vorrei essere nei suoi panni. Neanch'io. Tutto smerdato. Se le tue feci assomigliano all'urina, scegli Raggrumina. Icidial Corporation. Dalle scorie radioattive alle energie rinnovabili. Dalla produzione di sigarette alla cura per il cancro. Dalla vendita di armi nucleari all'impegno pacifista. Al di là del bene e del male, 34 aziende unite per il profitto di qualcuno. Micidial Corporation. Programma è offerto da... Bravi, bravi! Bravissimi! Che accelerazioni! Che sgommature assordanti! E che portentosi incidenti! Questa è senz'altro la gara automobilistica migliore a cui abbia assistito. E un plauso va fatto soprattutto allo sbandieratore, che non mi pento di definire epilettico! Caro generale! Colonnello, prego! A cosa debbo con tanto giubilo? Commendatore, son da poco divenuto alcolizzato! Fortunato lei! Io purtroppo sono un misero astemio! Perché lei non ha provato Aquol! Dalle sorgenti dell'Iscozia arriva Aquol! L'acqua contenente alcol! Che sbornia minerale! Aquol! Muori responsabilmente! Questo programma è offerto da... Bravi, bravissimi! Bravi! Bravi, bravissimi! Che spari! Che uccisioni! Che carogne! Senz'altro questa è la miglior partita di caccia a cui abbiamo mai assistito! Sa cosa le dico, commendatore? Dica, dica! Che un applauso m'ha fatto anche al cane da riporto, che non mi pento di chiamare quadrupede! Ben detto, colonnello! Colonnello, a cosa debbo questa brutta tosse? L'aria di campagna, commendatore. Ahimè, non ne sono avvezzo. Ma non disperi, perché qui oggi con me ho Inquinello. Se non vuoi rinunciare al tuo smog quotidiano, scegli Inquinello. Inquinello, dalle marmitte dei motori più inquinanti, puro concentrato di smog. Ora sì che sto male meglio! Ben detto, colonnello! Inquinello, l'inquinamento portabile è bello! Questo programma è offerto da... Somari! Somarissimi! Che lisci! Che svarioni difensivi! E che autogolli! Questa è senz'altro la peggior partita di pallapiede a cui abbia mai assistito! E sa cosa le dico? Dica, dica! E una colpa m'ha data soprattutto al portiere Alfredo Pigliagolli, che non mi pento di definire saponetta! Ben detto! Beccatevi queste! E queste! Commendatore, ma manifesta ancora la sua violenza con le monetine! Certo, colonnello, è l'unica maniera che conosco! Io, al contrario, uso la bomba! La tua violenza negli stadi è limitata? Dai laboratori Micidial arriva la bomba! Stia a vedere! Questa sì che è violenza! Complimenti, colonnello! Grazie, ultraviolenza direi! La bomba è potente, è letale e fa molto rumore! La bomba! Questo programma è offerto Bravissimi. Da... Bravissimi! Bravi, bravi, che papagni! Che schizzi di sangue! E che cadaveri!
Ah, questo è senz'altro il combattimento clandestino più atroce a cui abbia mai assistito. E un plauso va fatto anche all'arbitro, che non mi pento di definire cornuto. Carissimo generale, colonnello, a cosa debbo la sua tristezza d'animo? Mi hanno da poco raccontato una brutta barzelletta. Ma colonnello, cerchiamo ancora il sollazzo con le barzelleccole? D'altra parte è l'unica maniera che conosco. Io al contrario sprizzo ilarità da tutti i fori perché prendo la droga! Dalle sorgenti colombiane arriva la droga. Gioia in polvere per ogni occasione. Senta questa. Dica, dica. Sa qual è il colmo per un albero? No. Chiamarsi Pino. La droga. E da oggi la droga è anche al bar. Al gusto di fragola, mandarino e suppellettili. Ah, che barzelletta di merda. La droga. Dai, vai con lo sponsor, dai. Questo programma è offerto da... Sei calvo e non hai capelli? Hai provato mille soluzioni, ma nessuna è quella giusta? Da oggi arriva Cappelli, il cappello di capelli. Grazie alla sua colla micidiale, il Cappelli resterà attaccato alla tua testa per mesi. Cappelli, il cappello con capelli che si incolla in testa e non va più via. Cappelli, e nessuno potrà dire che sei un calvo. Ma tu non sei calvo? Niente affatto. Vediamo. Beh, in effetti non posso dimostrarlo. E fino a prova contraria è un presunto capellone. Cappelli, e nessuno potrà dire che sei un calvo. Vabbè, dai, vai con lo sponsor, dai. Sì. Questo programma è offerto da... Benissimo, bravi! Bravissimi! Che fucilate! Che impiccagioni! E che iniezioni letali! Ben detto, queste sono senz'altro le migliori esecuzioni a cui abbia mai assistito! E sa cosa le dico, commendatore? Dica, dica! Che un plauso va fatto anche al boia, che non mi pento di definire mortuario! Ben detto, colonnello! Posso offrirle la cena? Ahimè, devo rifiutare, commendatore, perché ho fretta, una dannata fretta! Non si preoccupi, perché con noi oggi c'è pasto! I ritmi moderni ti privano dei pasti completi? Dalle sorgenti napoletane arriva Pastol! Primo, secondo, contorno, caffè, ammazza caffè e sigaretta in un unico sorso. Che pienezza di stomaco! Io quasi quasi guadagnerei la toilette. Pastol. Questo programma è offerto da... Vuoi sposarmi, amore mio? No. La tua voce ti danneggia? Dammi tutti i soldi che hai! La tua voce ti sbeffeggia? Oh, fai quello che ti dico o ti uccido! La tua voce è brutta? Da oggi arriva Vocione, la voce per la grande occasione. Vuoi sposarmi? Certo, amore mio, ti amo. Vocione! Dammi tutti i soldi che hai! Tieni! Vocione! Se non fai quello che ti dico, sei un uomo morto! Farò tutto quello che vuoi, Richter. Tutto. Perché ti amo. Vocione, la voce per la grande occasione. Vocione. Questo programma è offerto da... Tuo figlio non ti rispetta? Papà, sei una merda. Tua moglie ti tradisce? Mi scopo chiunque. I tuoi amici ti beffeggiano? Ci scopiamo tua moglie. Dalle antiche ricette manesche arriva Ceffone, lo schiaffo fugace che risolve la situazione. Papà, sei il miglior bambino del mondo. Mi scopo. Sono te, mio unico amore di sempre. Ci scopiamo. No, tra di noi. Sì, ci scopiamo. Va. Ceffone. Vabbè, dai, vai con lo sponsor, dai. Questo programma è offerto da... Un voglio?
Sì? Avrei bisogno di qualcosa, ma non so realmente di cosa. Contessa, so io quello che fa per lei. Prenda questo svev. Vuoi qualcosa, ma non sai cosa? Svev! Grazie, moglie, ma era proprio quello che non sapevo di volere. Svev! La cosa che soddisfa il tuo bisogno di qualcosa. Questo programma è offerto da... Bravi, bravissimi! È un tragico scannamento! E che sacrificio di vergini! Ah, questa è senza dubbio la messa più nera a cui abbia mai assistito! E sa cosa le dico? Dica! Che un plauso va fatto anche a Dio, che non mi pento di definire assente! Colonnello, a cosa debba questa faccia tubefatta? Mi hanno da poco assalito un gruppo di violenti bifolchi, Ma colonnello, si fa ancora attaccare senza prendere le dovute precauzioni! Io al contrario uso... Baresi! Osteria! Dalle migliori aree di rigore arriva Baresi, uno tra i più grandi difensori della storia che dissuaderà ogni tipo di attacco alla tua persona o proprietà. Baresi è forte, alto, stoico e mette ogni tuo nemico in fuorigioco. Compra Baresi! Baresi! Questo programma è offerto da... Bravi! Che ignoranza, che incompetenza! E che vecchiume! Ah, questa è senz'altro una riunione parlamentare degna del nostro stivale! E sa cosa le dico? Dica! Che un plauso va fatto anche al presidente della Camera, che non mi pento di definire matusalemmico! Giusto! Ma commendatore, a cosa debbo questa malizia di sguardo? Colonnello, ieri sera ho visto che andava a meretrici. È un vizio biasimevole di cui vado ghiotto. Purtroppo mi ha visto anche mia moglie. Anch'io ne vado ghiotto, ma non mi faccio cogliere in fallo! Perché uso Sfocol! Se non vuoi rinunciare alle tue porcate quotidiane e ad altri misfatti, Sfocol, la crema che ti renderà meno riconoscibile. Allora, cosa mi dice? Funziona? Ma chi è lei? Dov'è il colonnello? Sfocol, per forcate e altri misfatti. Sei rincoglionito? Non la riconosco! Sfocol! Diamine! Questo programma è offerto da... Eccolo qua, il nuovo sponsor. Va bene. Oh, Giangiolfo, finalmente solo. Spoglio. Non posso. Devo andare a difendere il regno contro gli Asburberi. Rifiuti forse di vedermi nuda? Ma questo è un cretino! Stanco di essere uno spettatore passivo? Non vorresti modificare la scena di un film o parlare con i tuoi beniamini in diretta? Da oggi c'è Telefomando, il pratico telecomando ergonomico che ti permette di chiamare la TV. Che c'è? Ma che cazzo fai? Quella te la vuole dare e tu vai in guerra a morire! L'amor per la patria viene prima di tutto! Ma fattela, è buonissima! Ci ho ripensato, Clarissa! Scopriamo! Sì. E vai! Telefomando e cambi chiamando! Questo programma è offerto da... C'ho immensa collera! Danneggio tutto! Danneggio roba! Mario, stai calmo, ti prego, non fare così, Mario! Sei nervoso e ti chiami Mario? Calmario, il farmaco che calma le persone chiamate Mario. Sei molto calmo, molto più tranquillo, molto più sereno. Grazie. Calmario, il farmaco che calma le persone chiamate Mario. Sono pieno di collera! Attenzione, Calmario non funziona sulle persone con nomi diversi da Mario. Aspetta, prendi questa, Franco! Il mio violino di 100 anni! Calmario! Muotiti, nonno! Arrivo. Roba da mazzi! Questo programma è offerto da... Hai mancanza di peluria? La gente non ti dà credito? Cosa ci fai tutto solo, bimbo?
Le donne ti sgusciano via per mancanza di attrito? Fatti abbracciare, amore mio. Dalle sorgenti epidermiche arriva Tappelo, il tappeto di peli che ti renderà un vero uomo. Come un adulto, ad accendere? Certo. Grazie. Tappelo. Oh, che attrito di peli. Tappelo, per l'uomo vero. Sì, sì, certo. 5 secondi lo sponsor, Mario. Perché la sera torni sempre tardi? Papà, perché indossi il reggiseno della mamma? Papà, perché baci in bocca agli uomini? Papà, figliolo, bevi un sorso d'acqua. Papà, perché... A volte il silenzio è la cosa più saggia. Dagli estratti di lingue di pesce arriva Mutolina, la compressa solubile in acqua che dona il silenzio. Amore, che cos'è questa storia che baci gli uomini in bocca? Silenzio, parla Mutolina. Vabbè, dai, vai con lo sponsor, dai. Questo programma è offerto da... Io la condanno a 45 ergastoli! Per impietosire. No, vi prego, come farò senza mio papà? Sei libero sempre! Sei sempre lì a poltrire, ma non puoi uscire e andare a cercarti un lavoro? Per intenerire. Ma devo occuparmi della bambina. Ma noi non abbiamo una bambina. Voglio giocare col mio papà. Oh, beh, allora non c'è problema, il lavoro puoi cercarlo anche un'altra volta, eh? Questa pratica burocratica è ancora tutta sbagliata. Lei è licenziato. Per persuadere. Ma la bambina piace così tanto. No, vi prego, come farete senza mio papà? La promuovo presidente. Fuori! Super Bimba Micidial è piccola, è debole ed è di una tenerezza disarmante. Super Bimba Micidial, usata anche da Lord Micidial. Super Bimba Micidial, la soluzione ad ogni tuo imprevisto.